Benvenuti a questa nuova puntata di Sviluppo Marche, una trasmissione che parla di economia, di ambiente, di imprese marchigiane, di sviluppo del territorio e delle sue realtà economiche, ma non solo, parla di Europa. In studio con me Gianluca Carraps, amministratore unico di Svim, Sviluppo Marche SRL, benvenuto. Buonasera. E Roberto Danovaro, presidente della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli e professore ordinario all'Università Politecnica delle Marche. Buonasera. Benvenuto. Carabs, partiamo da lei, parliamo di Svim. Vi definite un ponte fra la regione Marche e l'Unione Europea. Che cosa significa? Significa che un po' il ruolo che la Svim ha nel panorama internazionale, perché da un lato si occupa dell'assistenza tecnica per la regione Marche, per i fondi europei cosiddetti indiretti, quelli che la regione gestisce per conto dell'Unione Europea. Noi quindi assistiamo la regione nel predisporre i bandi, nel verificarli, quindi nel stare a fianco delle imprese che presentano domande e quindi verificare, diciamo, se i requisiti che i bandi richiedono vengono rispettati dalle aziende che propongono le domande. Dall'altra parte invece è proprio un'azione di propulsione e di attivismo di Svim attraverso la progettazione europea, quindi per i cosiddetti fondi diretti. Dove noi con una squadra di progettisti che ormai da decenni si occupano di progettazione europea, predisponiamo a fianco dei comuni marchigiani, degli imprenditori marchigiani, dei progetti europei per accedere a quei fondi diretti della Commissione europea. In questa puntata parliamo ancora del progetto Forelix Plus, call aperta dal 1º febbraio 2019. Forelix è un bando che finanzia attraverso lo strumento del voucher all'innovazione le micro, piccole e medie imprese del settore della blue economy. In un paese come l'Italia, che ha l'80% dei confini bagnati dal mare, la blue economy costituisce sicuramente una parte importante del sistema produttivo con circa 200.000 imprese. L'Agenzia Sviluppo Marche è capofila di questo progetto. Di che cosa si tratta e che cosa si intende per Blue Economy? Allora, innanzitutto vorrei ricordare a chi ci ascolta che questo è un progetto che la Svim ha vinto e rientra nei cosiddetti fondi diretti, quelli che siamo andati a recuperare direttamente attraverso la nostra capacità di intercettare fondi e la nostra capacità di progettare. Questo è un progetto che si rivolge all'economia blu, cioè la cosiddetta economia del mare, tutto quello che si muove a 360 gradi attraverso, diciamo, lo sviluppo collaterale al mare. Voglio partire da questo discorso. Le Marche hanno 175 chilometri di costa, quindi è una regione che chiaramente ha grande possibilità di sviluppare attività economico-commerciali, imprenditoriali sul mare, a partire dalla pesca, chiaramente, dalla nautica, dall'itticoltura, dal turismo balneare, tutte quelle attività che in un qualche modo si ricollegano al mare, lo stesso le energie rinnovabili collegate diciamo, al mare. E devo dire che questo bando ha due grandi caratteristiche e peculiarità. È molto innovativo. Per quale motivo? Da un lato mette insieme le imprese creative e quindi le imprese culturali con settori tradizionali che sono come quelli della pesca, come quelli della nautica, quelli che ho poc'anzi citati. E dall'altra parte crea la possibilità di attivare un voucher di 10.000 euro a fondo perduto, che chiaramente mette insieme direttamente chi offre il servizio, chi produce il servizio con chi lo richiede, snellendo tutta quella parte burocratica di rendicontazione, quella parte chiaramente di presentazione della domanda, poi di riepilogo dei costi, eccetera. Perché noi come Svim finanziamo direttamente chi presta l'opera intellettuale, quindi questa dell'innovazione, eccetera, eccetera, per quanto riguarda il finanziamento con questo voucher. Quindi mette insieme due peculiarità importanti: da un lato il voucher che finanzia direttamente chi presta il servizio per l'azienda e dall'altro praticamente le imprese creative e culturali al servizio di settori tradizionali dell'economia blu. E proprio per questo la Svim ha organizzato delle giornate informative, chiamate appunto Info Days, in cui ha permesso l'incontro fra le imprese del settore della Blue Economy e i KP, i Knowledge Provider, e in una di queste giornate eravamo presenti anche noi. Vediamo. Aperta la call del progetto Forelix Plus, Svim oggi organizza il secondo Info Day. Di che cosa si tratta?
Svim è capofila del progetto Forelix e oggi siamo qui all'università per spiegare proprio come si partecipa alla call, quindi una call aperta dal 1 febbraio fino al 30 aprile di quest'anno. È dedicata proprio alle imprese blu della nostra regione, quindi tutte le imprese che hanno una sede operativa nella nostra regione e si occupano di blue economy possono partecipare per innovare la propria attività. L'Università Politecnica delle Marche è partner di questo progetto, che compito ha? L'università è il nostro fornitore scientifico, quindi avrà il compito di valutare proprio questi progetti e anche di accompagnarli nella loro definizione. Secondo InfoDay, per il bando Forelix Plus è organizzato proprio qui alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Ancona. Sì, in questo caso l'università, che ha, diciamo, come compito quello di in qualche modo far collaborare il mondo della ricerca con il mondo della produzione, è consulente per SVIM, ente sviluppo Marche, che si occupa di questo progetto Forelix. E in questo caso la giornata è per favorire la collaborazione appunto tra knowledge provider, portatori di idee e aziende che si occupano di economia blu. Voi aiutate nella selezione la SVIM in questo caso? Nella selezione e anche nella costruzione di idee progettuali, appunto, che possano permettere ai knowledge provider di essere utili alle aziende che si occupano di economia blu, quindi sia costruzione di idee che selezione delle partnership. L'università è partner di SVIM, come diceva il servizio, sia per la valutazione che per l'implementazione dei progetti a supporto appunto di imprenditori e di aziende creative. Roberto Danovaro, professore di biologia marina ed ecologia marina, fino al 2011 direttore del Dipartimento di Scienze del Mare dell'Università Politecnica delle Marche, poi direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente. Una vita la sua indissolubilmente legata al mare. Sì, sicuramente, è il mio mestiere, diciamo così. Allora, come vi muovete, come si muove l'università in quanto partner all'interno di questo tipo di progettualità? Qual è il ruolo dell'IC? Beh, intanto proprio la Facoltà di Scienze ha creato ad Ancona nei primi anni 90 il corso di laurea in biologia marina e quindi ha cominciato a formare la cultura del mare e le competenze necessarie. Da allora siamo diventati anche dipartimento di eccellenza a livello nazionale, quindi siamo riconosciuti per questo, e la Politecnica delle Marche tra l'altro è tra i fondatori del cluster nazionale sulla Blue Growth. Parliamo infatti di economia del mare, ma nella comunità europea, dove negli ultimi 7 anni hanno investito circa il 33% dei finanziamenti per la ricerca, si parla di crescita blu, proprio a indicare il fatto che se cresciamo in termini economici dobbiamo farlo in termini non solamente di sfruttamento delle risorse, ma in una crescita socio-economica ecocompatibile. Per essere più chiari, Gianluca parlava prima del fatto che uno dei motori fondamentali sarà sicuramente, ad esempio, la capacità di sviluppare acquacoltura. Ebbene, questa deve essere sostenibile, perché se è non sostenibile noi di fatto inquiniamo il mare e quindi avremo delle ripercussioni negative, ad esempio sul turismo balneare, sul turismo blu. La Politecnica delle Marche sostanzialmente quindi serve a collegare la strategia europea e nazionale col cluster nazionale a cui ha aderito appunto la Regione Marche e che è stato cofondato proprio dalla nostra università con queste traiettorie regionali. L'importante è anche quello di, nel processo di valutazione che contribuiremo a fare, di declinare le opportunità di sviluppo sul territorio e quindi mettendo a sistema le opportunità che il territorio offre con le capacità e le potenzialità che verranno presentate, insomma, dalle varie aziende. Il bando Forelix Plus è in corso, ricordiamo che sarà possibile iscriversi fino al 31 marzo per le imprese culturali e creative e fino al 30 aprile invece per le aziende del settore della blue economy. La SVIM, per permettere appunto questa contaminazione di idee, organizza delle giornate chiamate bootcamp, che sono una traduzione letterale dei veri e propri corsi di addestramento per mettere a confronto le imprese e le imprese culturali e creative. Abbiamo chiesto a Moreno Pieroni, assessore alla cultura della Regione Marche, di spiegarci cosa si intende per impresa culturale e creativa. Vediamo il servizio.
L'economia del mare è una risorsa che genera ricchezza, occupazione e innovazione secondo un modello collaborativo e sostenibile. Il mare unisce settori e tradizioni diverse in un tessuto imprenditoriale diffuso che può essere una leva straordinaria per il rilancio dell'economia della nostra regione e di tutto il paese. Il bando Forelix si occupa della blue economy e quindi anche del turismo costiero. Qual è la realtà di questo settore nella nostra regione? Intanto questo bando dimostra che questa società vicina alla Regione Marche, che è la SVIM, è riuscita ad entrare nel finanziamento a dimostrazione che effettivamente è una struttura importante di supporto alla Regione, ma di supporto soprattutto al sistema dell'economia marchigiana. Ed è chiaro che da questo punto di vista vi sono tutta una serie di condizioni importanti per tenere alta l'attenzione per quello che riguarda il turismo. Oggi non si parla più di turismo costiero o balneare, oggi il turista che viene nella nostra regione, sia esso italiano che straniero, vuole fortemente avere sotto controllo, avere la possibilità di visitare tutte le Marche. E chiaramente le Marche hanno questa grande opportunità che è collegata anche alle zone, alle aree interne, alle aree montane, dove ci sono bellezze paesaggistiche, culturali e naturalmente anche enogastronomiche. Il progetto Forelix Plus mette in contatto le aziende della nostra regione con le imprese culturali e creative per la realizzazione di progetti all'innovazione. Cosa si intende per imprese culturali e creative? Oggi sempre più come Regione Marche in questi ultimi 3 anni e mezzo in particolar modo abbiamo voluto valorizzare questo modo nuovo di approcciare la cultura e collegarla alle imprese. Questo nostro modo di riapprocciare questo sistema sta dando degli importanti risultati, tant'è che le Marche sono la prima regione italiana per quello che riguarda il sistema culturale collegato all'economia e all'occupazione. E allora vedere che nelle Marche c'è una grande vivacità per creare e costruire e costituire nuove imprese culturali e creative è per noi, per me naturalmente, per lo stesso Presidente, motivo di grande orgoglio, perché abbiamo investito parecchi finanziamenti anche europei per far crescere questo tipo di percorso culturale collegato alle imprese. Professor Danovaro, lei è presidente, come dicevamo prima, della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, un ente di ricerca sui processi fondamentali della biologia, con uno specifico riferimento agli organismi marini e alla loro biodiversità. I vostri ricercatori affrontano problemi legati, come diceva prima, all'ecologia. Che prospettiva abbiamo che uno sviluppo dell'economia legata al mare sia sostenibile? Beh, intanto bisogna dire che l'economia del mare è un'economia diversa da quella digitale. Noi potremmo creare delle ricchezze straordinarie senza avere occupazione, che è un po' il grande problema di oggi. Il mare invece crea una ricchezza legata all'occupazione, quindi una ricchezza che ha una valenza sociale molto più forte. Lo fa in tanti modi. Un esempio, le biotecnologie marine, nuovi prodotti farmaceutici, nuovi prodotti per la bellezza, ad esempio, legati ad alghe marine e così via. È stato creato il nuovo dipartimento di biotecnologie marine, che in realtà è un dipartimento diffuso che si amplierà su scala nazionale e che potrebbe vedere un suo anche avamposto proprio nella regione Marche, a Fano, in collaborazione con altri atenei e enti nazionali. Oppure pensiamo al problema della contaminazione ambientale. Abbiamo tanti siti contaminati, abbiamo tante bellezze da proteggere e abbiamo purtroppo altri siti contaminati da decontaminare, da bonificare, da restaurare. Il decennio 2021-2030 è stato definito dalle Nazioni Unite il decennio del restauro ecologico e quindi l'opportunità di riparare i danni ambientali fatti da vongolare, da strascico, dall'infrastruttura mare, restituendo questi habitat alla loro naturalità e quindi facendo sì che l'uomo possa riappropriarsi di territori da cui è escluso, no? Perché abbiamo anche la vicenda dei Bagnoli, che è emblematica a livello europeo, ebbene lì si sta facendo un'opera senza precedenti di recupero, ma abbiamo anche il caso di Falconara Marittima, dell'ex Monte Edison, abbiamo tante zone su cui lavorare. Senza qualità dell'ambiente marino è difficile, no, pensare a un territorio che ospiti occasione di imprese e di crescita. Ultimo elemento è quello legato proprio all'asse nazionale. L'asse nazionale dice che
Il fil rouge è proprio coniugare crescita imprenditoriale con la qualità dell'ambiente marino. Lo si fa anche con lo sviluppo tecnologico, con nuovi sensori, nuove tecnologie, nuove imbarcazioni a bassissimo impatto. Noi abbiamo una potenzialità straordinaria nelle Marche, dobbiamo solo metterla in rete e indirizzarla nel modo giusto. Il contributo dell'università sarà proprio in questo senso. Grazie al contributo di Valentina Bozzi siamo riusciti a realizzare un piccolo reportage in presa diretta sull'ultimo bootcamp che si è svolto a Barcellona. Vediamo il servizio. Siamo qui a Barcellona presso la Camera di Commercio con Cineglossa e Alfa Studio, e gli altri due knowledge provider selezionati dopo aver applicato la Travel Fish per i bootcamp. E tanti le imprese incontrate sul campo e i knowledge provider con cui si sono scambiate esperienza. Stefano, che come valuti questa esperienza nella partecipazione ad un bootcamp? È stata la mia prima esperienza internazionale ed è stata molto interessante avere la possibilità di confrontarsi con altre punti di vista internazionali. È stata una cosa sicuramente valida e interessante che rimarrà come esperienza dell'Alfa Studio. Il bisogno più diffuso in realtà riguarda il modello di business, quindi necessità da parte delle aziende di fare chiarezza rispetto al loro posizionamento sul mercato, ma c'è tantissima richiesta anche di apporto tecnologico, soprattutto per la realizzazione di app e piattaforme che possano permettere di mettere in connessione soggetti eterogenei legati alla blue economy. Diciamo che sono stati due giorni molto intensi e vorrei dire anche molto fruttuosi, perché ho avuto l'opportunità di conoscere molti imprenditori anche molto interessanti dell'area di Barcellona. Sono imprese della blue economy, non tanto della nautica come avrei sperato, piuttosto quanto imprese di servizi legate al turismo, al noleggio di imbarcazioni, a servizi in genere legati al mondo della nautica. Allo stesso tempo c'erano anche dei KP, dei knowledge provider molto interessanti, provenienti da tutti e sette i paesi del progetto. Spero proprio che ci possano essere delle opportunità di scelta da parte di alcune imprese che vorranno avere CNA come partner per l'applicazione e la richiesta di un voucher. Per il nostro Digital Innovation Hub, che si chiama Innovation Box, che ho avuto l'occasione di presentare qui questa mattina, e spero di poter fare altrettanto nel corso del bootcamp di Ancona a fine marzo, e speriamo di avere l'opportunità di parlare con altri imprenditori di questa stessa il nostro servizio e piattaforma, che è in grado di erogare servizi, strumenti e delle consulenze di cui hanno bisogno le imprese per innovare nel mondo della blue economy. Io sono uno dei LIC dell'Università Politecnica delle Marche e faccio parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e di Architettura. E il ruolo del LIC è quello di valutare i progetti che vengono presentati, che verranno presentati dalle piccole e medie imprese insieme ai fornitori che sono i knowledge provider che ci hanno accompagnato anche in questo viaggio, in questo bootcamp qui a Barcellona. E diciamo, tra i criteri, diciamo, il focus dei criteri riguarda l'eccellenza, l'impatto e diciamo, la fattibilità dei progetti, che quindi è connessa al budget richiesto per tali progetti, con una particolare attenzione relativamente all'internazionalità di questi progetti e quindi a possibili connubi tra aziende di un certo paese, partner e knowledge provider di un altro paese. Siamo qui oggi, Carabs, anche per lanciare il prossimo bootcamp che si terrà nella regione Marche, nella città della SVIM Ancona, il 28 e il 29 marzo prossimi. Quale sarà, per sommi capi, l'agenda di questi due giorni? Innanzitutto il 28 marzo sarà una data importantissima per le imprese marchigiane, perché ci sarà un vero e proprio incontro tra la cosiddetta domanda e offerta. Da un lato avremo le imprese culturali e creative che proporranno alle imprese tradizionali del mare quali sono le opportunità che possono cogliere, quali sono le modalità per accedere a questi loro servizi, e dall'altra parte anche l'Università Politecnica delle Marche sarà lì ad assistere queste imprese proprio per informarli, per renderli edotti rispetto a quali sono queste opportunità e questa capacità di intercettare queste risorse.
Il 29 invece sarà una giornata molto più istituzionale, dove parleranno tutti i cosiddetti stakeholders istituzionali di quali sono le politiche legate al mare e a queste prospettive. È importante parlare di questi temi perché parliamo del futuro, parliamo della sostenibilità della nostra regione. Come dicevo prima, una regione come le Marche, che sono al centro della macro regione adriatico-ionica, chiaramente che si affaccia sull'Adriatico, avere un ruolo del Mediterraneo sempre più centrale rispetto alle politiche economiche e geografiche dell'Italia, ma devo dire di Europa, parlare di questi temi e contaminare anche dei partner, come abbiamo visto, internazionali e europei, è fondamentale. La SVIM fa proprio questo, assiste da un lato le imprese marchigiane per dare opportunità di ricevere risorse, opportunità di lavoro e di incremento delle proprie attività, e dall'altro disseminare quelli che sono proprio il know-how di questi imprenditori che mettono insieme da un lato appunto le imprese creative, quindi la produzione, la creazione culturale, e dall'altro imprenditori che chiaramente fanno il loro lavoro però non hanno la possibilità di accedere a questa conoscenza. Il 28 e il 29 sono due giorni importanti proprio per mettere insieme questa rete di conoscenza, di informazioni che andranno al tessuto imprenditoriale delle Marche. Bene, a questo proposito guardiamo insieme lo spot che sta andando in onda in questi giorni e poi torniamo in studio. Sei una piccola media impresa o startup che opera nel settore della blue economy? Hai un'idea per innovare il tuo business, ma non sai come fare? Approfitta dell'opportunità che ti dà 4Helix Plus. 10.000 euro a fondo perduto finanziato al 100% per acquistare un servizio creativo per la tua azienda. Per informazioni vai sul sito www.svim.eu. Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del programma Interreg Med 2014-2020. Carrabs, considerazioni conclusive? Allora, innanzitutto, ripeto, questa è una grande opportunità che tutti coloro che vogliono sviluppare attività imprenditoriali legate al mare, partendo dall'acquacoltura, partendo dalla pesca, partendo dalla cantieristica, il turismo balneare, anche quello enogastronomico legato al mare, non possono perdere, perché ci sono in palio 10.000 euro a fondo perduto per far scattare quella scintilla che può poi avere il balzo per creare un'impresa nelle Marche. Dall'altra parte abbiamo questa possibilità di mettere insieme una serie di opportunità offerte da queste imprese creative, culturali e creative, che danno la possibilità di avere un know-how differente. Io vi invito a visitare il nostro sito www.svim.eu, a iscriversi e a partecipare il 28 al 29 a questo bootcamp ad Ancona. Perché la SVIM è a disposizione, potete anche telefonare ai nostri numeri e avere dei soggetti che rispondono alle vostre domande, alle vostre richieste. Non perdiamo questa occasione, perché la SVIM propone grandi opportunità per le imprese marchigiane che vogliono operare nella blue economy. Quindi appuntamento per il 28 e 29 marzo alla Mole Van Vitelliana, e ricordiamo che il bando è aperto fino al 31 marzo per le imprese culturali e creative e fino al 30 aprile per le imprese della Blue Economy che vogliano partecipare al progetto. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con noi, Gianluca Carrabs, amministratore unico di SVIM Sviluppo Marche, grazie. Grazie. E Roberto Danovaro, presidente della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli e professore ordinario all'Università Politecnica delle Marche, grazie. E io vi do appuntamento alla prossima puntata di Sviluppo Marche. Arrivederci.